Che dire, a volte creano i giochi e ci inseriscono dei segreti che in teoria noi giocatori dovremmo trovare, se non subito, giusto qualche giorno dopo l'uscita. Ma alcuni hanno esagerato trasformando degli easter eggs in veri e propri misteri irrisolvibili. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica, dove appunto andremo a vedere degli easter egg che sono stati ritrovati dopo moltissimo tempo. Questo perché alcuni sviluppatori sono dei veri burloni e non hanno mai svelato niente sperando che noi giocatori riuscissimo a capire le loro ingegnose macchinazioni. Ma ehi, mica siamo dei. Noi giochiamo per divertirci e raramente ci soffermiamo troppo in un punto. Che siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi che cavolo ne so, se duraiati partiamo. Super Smash Bros. Melee. Uno dei primi giochi usciti sul cubo chiamato GameCube è stato Super Smash Bros. Melee, uno dei tanti della serie Smash Bros. Sapete, no, quel picchiaduro dove i vari personaggi Nintendo si menano come non mai senza sosta, e dove molte amicizie finiscono. Pensate che è anche il gioco più venduto di quella console, con più di 7 milioni di copie. Secondo IGN è anche uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. Consiglio a tutti questa serie, ma non sto qua a spiegarvi com'è il gameplay, bensì parleremo di un easter egg straordinario che non avrei mai pensato esistesse. È stato scoperto dopo ben 7 anni dalla pubblicazione. Se cancellate tutti i nomi dei vostri amici dalla lista, potrete iniziare una partita senza selezionare alcun personaggio. Ma tranquilli, questo vi consentirà di utilizzare Master Hand, che è così potente da bloccare anche il gioco. Sarete in grado così di annientare chiunque in pochi secondi. PlayStation VR Awards. Come titolo di lancio del visore Sony per la realtà aumentata abbiamo avuto VR Awards, un insieme di tanti piccoli titoli da provare per immergersi completamente in questo nuovo modo di giocare, ma forse era meglio evitare, non era il massimo. È uno dei titoli meno interessanti della lineup di lancio. Il prezzo non giustificava il fatto che fossero praticamente tutti delle specie di demo, i videogiochi all'interno. È come far partire la schermata in loop che vedete nelle TV al centro commerciale in esposizione. Comunque non siamo qua a recensire, bensì a parlare di easter egg. Uno dei più interessanti, scoperto 2 anni dopo l'uscita del gioco, sono le teste giganti, che rendono l'esperienza di gioco esilarante. Basterà premere i bottoni del D-pad in sequenza oraria per 2 volte e vi ritroverete a vedere dei Funko Pop che camminano e parlano. PS, sembra che con la PS5 uscirà una versione più piccola e meno ingombrante del visore attuale, speriamo bene, io sono pieno di fili ogni volta che lo attacco per giocare. Zelda A Link to the Past. Questo videogioco non ha bisogno di grandi presentazioni. Tutti conosciamo la serie di Zelda con protagonista Link, un ragazzo muto e quasi simile a un robot visto che non sembra manco provare emozioni. Comunque, A Link to the Past è un videogioco di ruolo uscito per il Super Nintendo Entertainment System nel 1991 e successivamente riproposto nel 2003 per Game Boy Advance. Un ragazzo molto fortunato di nome Chris Hoelien ha vinto una competizione della Nintendo Power per apparire in un videogioco della serie. Non era stato svelato in quale gioco e in che modo, ma Nintendo aveva deciso di fare le cose in grande. È stato quindi inserito in questo capitolo con un'intera stanza dedicata, dove si poteva trovare un messaggio segreto e 45 rupie. Il tutto però era difficilissimo da trovare. I giocatori impiegarono ben 10 anni dall'uscita. Grazie all'avvento degli emulatori per PC, Nintendo nella versione per Game Boy aveva tolto la possibilità di poterla visitare per poi reinserirla nelle riedizioni dei classici disponibili, in download negli store della Wii e della Wii U. Ci sono ben 5 modi per arrivarci e tutti documentati con dei video online finalmente. Batman Arkham City. Ma quanto è bella la serie Arkham di Batman. Rocksteady ha fatto un'opera d'arte e li ho giocati tutti dall'inizio alla fine. Non me li ricordo benissimo però. Amo Batman e vedere gioconi così mi rende molto contento. Visto che di solito i giochi su licenza non sono il massimo. Ma mai mi sarei aspettato ci fosse un easter egg in Arkham City nascosto per ben 3 anni. A volte gli sviluppatori devono prendere in mano la situazione e mostrare la via ai giocatori. Appunto Rocksteady aveva mostrato un segreto segretoso che parlava del prossimo capitolo della serie, cioè Arkham Knight. In un video su YouTube tutto era stato svelato. Julian Gregory Day, l'uomo calendario, è un criminale ossessionato dalle date importanti in cui compie efferati delitti. All'interno di Batman Arkham City è rinchiuso in una cella ed il protagonista può solo parlargli. Una delle caratteristiche peculiari di questo NPC è che recandosi da lui in particolari ricorrenze fatidiche, ad esempio il 4 luglio o il 25 dicembre, ci racconterà di un suo misfatto compiuto in quell'occasione. Esiste un obiettivo di gioco che richiede per l'appunto di sbloccare tutti i dialoghi con l'uomo calendario in 12 particolari ricorrenze. Ma c'è anche una conversazione nascosta che è stata da poco rivelata.
Un dialogo criptico che sembra presagire la fine della serie. Per sbloccarlo dovrete impostare la data di sistema al 13 dicembre 2004, scorciatoia che di solito viene utilizzata anche per le altre ricorrenze. Questa data corrisponde alla fondazione di Rocksteady e il racconto dell'uomo calendario sembra appunto alludere ai primi anni di lavoro di questo studio, per poi accennare alla conclusione della serie. Ma la cosa ancora più bella è che l'uomo calendario appare, come dice nel suo dialogo, all'inizio del primo Batman e alla fine dell'ultimo Batman. Quindi lui c'è, dall'inizio alla fine. Halo 3. Questa è un'altra serie spaccamascella con il capitolo Reach che ha raggiunto un livello di storia a mio parere altissimo. Il 3 era uscito per Xbox 360 nel 2007 ed è stato ritenuto uno dei migliori sparatutto mai fatti. Durante lo sviluppo uno dei creatori ha lasciato un messaggio segreto che però le persone hanno impiegato anni per trovare. Anzi, in realtà lui stesso dopo ben 7 anni dall'uscita ha dovuto svelare. Non ne poteva più di aspettare, e diciamolo, ha avuto molta pazienza. Il suo nome è Adrian Perez e nella schermata di caricamento principale ha lasciato la scritta Happy Birthday Lauren. Per scoprire la frase bisognava premere entrambi gli analogici con la data della console al 25 dicembre di un qualsiasi anno. Mi chiedo chi sia questa fortunata ragazza. Mortal Kombat. Questo gioco ha saputo rivoluzionare i picchiaduro grazie a meccaniche molto intriganti e ovviamente allo splatter più estremo. I primi tre erano una valida alternativa a Street Fighter che dominava la scena a quei tempi. Le versioni per cabinati negli anni 90 avevano un menu segreto. Questo menu sembra ideato più per gli addetti ai lavori che per il pubblico. Comprende una serie di test diagnostici, la contabilità delle monete inserite nel cabinato, il settaggio dell'audio, il finale dei vari personaggi e altre opzioni come quella denominata Hello, probabilmente una lista di persone a cui Ed Boon ha voluto porgere un saluto. In Mortal Kombat 1 e 2 sembrano praticamente identici, mentre il menu segreto di Mortal Kombat 3 differisce dai precedenti per la presenza di opzioni di sblocco dei vari personaggi segreti. Dimostrazione delle fatality e una difficoltà di gioco estrema. Davvero una chicca fuori dal comune, per chi ne avesse la possibilità quindi un cabinato in casa, ma la vedo dura, può attivarlo facilmente grazie a un codice che consiste nel premere i tasti player 1 e player 2 secondo un certo ordine. Tutto ciò è stato scoperto dopo 20 anni dalla pubblicazione dei primi capitoli. GoldenEye. Per il Nintendo 64 uscivano veramente dei giochi rivoluzionari come 007 GoldenEye, lo sparatutto in prima persona su James Bond. Aveva davvero cambiato il modo di giocare in multiplayer con gli amici. Dopo 17 anni dal debutto, un fan accanito è riuscito a trovare qualcosa nei codici di gioco davvero fuori dal comune, che gli sviluppatori poi avevano provato a disattivare. Sapete cos'era? Un intero emulatore all'interno, con ben 10 giochi funzionanti. Saberwolf, Etic Attack, Jetpack, Lunar Jetman, Alien 8, Gunfight, Underworld, Night Lore, un certo Ps e Cookie, tutti creati per lo ZX Spectrum. Quest'ultima era stata inserita per vedere se il Nintendo 64 era in grado di farla girare. Dopo aver verificato ciò, gli sviluppatori, piuttosto che rimuovere tutte le righe di codice, hanno preferito renderlo semplicemente inaccessibile, ma i fan sono più bravi del previsto e tutto è venuto a galla. Come detto prima, gli sviluppatori avevano corretto tutto ciò, ma grazie ad un emulatore per PC e una patch creata dagli internauti, più accaniti, possiamo di nuovo entrare in questi 10 giochi. Basterà semplicemente andare nella schermata di selezione della cartella e premere L più R, più i relativi tasti in base al gioco che volete far partire. Punch-Out. Punch-Out, conosciuto anche come Mike Tyson's Punch-Out, è un videogioco sportivo di box sviluppato e pubblicato da Nintendo su NES nel 1987. È stato commercializzato per Virtual Console il 30 marzo 2007. Il giocatore controlla il pugile Little Mac sul ring. Prima di sferrare il loro colpo, gli avversari lampeggiano dando al giocatore il tempo di schivare e contrattaccare subito dopo. Man mano che si va avanti, gli avversari diventano sempre più veloci e il lasso di tempo in cui lampeggiano diventa sempre più breve. Al contrario dei suoi avversari, Little Mac ha un repertorio di mosse ridotto, limitato a dei diretti laterali, dei ganci laterali e un potentissimo montante. Insomma, come avrete capito, nulla di così complesso, eppure apprezzatissimo dai tanti fan del pugilato. Ma c'è anche un altro motivo per cui è tornato ad essere famoso giusto qualche anno fa, cioè un easter egg scoperto ben 30 anni dopo la pubblicazione. Un utente Reddit ha scoperto una chicca che era sfuggita a moltissimi. Ha notato che c'è il modo di mettere KO con un solo colpo sia Piston Honda che Bell Bull. Per batterli con un unico devastante pugno, basta aspettare che uno degli spettatori presenti tra il pubblico, un uomo con la barba, faccia un rapido cenno con la testa.
In quel momento potrete sferrare l'attacco e mandare al tappeto gli avversari, non dandogli nessuna possibilità di ripresa. La vera domanda quindi è perché? Perché un easter egg del genere? Volevano rendere la vita facile ai giocatori? Chi lo sa? Con questo concludiamo. Alcuni di questi sono alquanto inquietanti a mio parere, se ci pensiamo, e ce ne sono molti altri in giro per la rete. Quindi se volete che faccia un'altra parte mettete un bel mi piace e mi raccomando iscrivetevi attivando la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.